Le borse europee finalmente danno segno di rialzo, comincia a tornare un po' di fiducia nel mondo della finanza e gli scambi sono in aumento. Sicuramente questa è la diretta conseguenza dell'incontro che i capi dei vari governi europei hanno avuto a Parigi, ospiti del presidente francese, che è stato anche il promotore dell'iniziativa. Nel vertice di Parigi è stata presa la decisione univoca di intervenire nei rispettivi paesi per arginare la crisi finanziaria, sostenendo le banche tramite la garanzia dei loro capitali. Ogni governo interverrà per aiutare quelle banche che dovessero chiedere interventi finanziari di liquidità e questo con lo scopo prioritario di proteggere il denaro degli investitori e dei risparmiatori. Inoltre a Parigi si è deciso di intervenire anche nei rapporti finanziari interbancari. Come si sa, le banche fanno prestiti anche tra di loro e se venisse meno la fiducia nella restituzione di tali prestiti, gli istituti sicuramente non incoraggerebbero questa attività, con un grave danno per la circolazione del denaro e la conseguente ricaduta negativa per le imprese. Da oggi le banche sanno che ogni governo garantirà la restituzione dei prestiti da parte degli istituti bancari dei rispettivi paesi. Questa notizia ha dato evidentemente grande fiducia ai mercati. Stamattina infatti si registra una decisa tendenza al rialzo delle principali borse. Londra avanza del 5,46%, Francoforte del 5,3% e Milano del 6,4%.